Eccoci qua, tornati a Punto 5, la casa del futsal, per l'ultima parte del programma dedicata ancora alla Serie C2. Ricordo gli appuntamenti social con la nostra pagina Facebook cliccatissima, dove trovate tutte le interviste, la sala stampa, i video, la trasmissione, insomma tutto quello che dovete trovare sul caso 5. Carlo, ci dovete sopportare da 20 anni, noi ci siamo sempre. Quindi... meno male che ci siete sempre, almeno... Soprattutto per le notifiche sui gruppi. Soprattutto per le notifiche, è quello che ti volevo dire. Perché... Io, tu e Nicolò Sabatino siamo su queste notifiche. E basta che metti silenzioso e ti salvi. Ogni tre minuti arriva una notizia. Metti il silenzioso. Siamo l'incubo di quella notizia. Devi salvare col silenzioso. Meglio allora, così. Hai chiuso il discorso sul girone A e le altre partite. Devi aggiungere il discorso dello sport e vita. Vita. Allora, è una lettera sulla pagina Facebook in cui dice: il direttore di gara si è barricato negli spogliatoi senza fornire alcun chiarimento e senza rendersi disponibile a un confronto diretto con i dirigenti di entrambe le società. A suo dire, successivamente verbalizzato, non c'erano le condizioni per riprendere regolarmente la gara in quanto era stato preso a calci, secondo lui. Pugni e sputi da tifosi e non era in grado di continuare in quanto infortunato. Questa è la versione dell'arbitro. L'arbitro, dice la società, era uscito incolume a fine parziale dal campo, scortato dal dirigente della squadra locale. Nessuna aggressione, nulla di nulla, eccetera, eccetera. La Sport e Vita si sente violata nella propria immagine. La società, con decisione e fermezza, contesta la condotta non sportiva e tecnica e il comportamento del direttore di gara e chiede un momento di riflessione all'AIA. Ovviamente la società vuole produrre i documenti necessari per testimoniare quanto accaduto in ogni sede giudiziale e per tutelare i diritti, ovviamente, in ogni sede. Queste sono Sport le parole. Vita che anche vorrebbe anche ritirarsi dal campionato. Sì, queste sono le parole, ovviamente, della società. Noi in questo caso, come diciamo sempre, non conosciamo i fatti, ci dobbiamo attenere a un comunicato ufficiale, quello dello Sport e Vita, che riportiamo come per correttezza. Le parole dell'arbitro, si assume responsabilità del suo atteggiamento e di quello che è accaduto. È ovvio che lo Sport e Vita voglia tutelarsi. Se girone B, primo servizio, lo vado a recuperare, ovviamente la vittoria del Pozzuoli Spottino. Crediamo forte i primi minuti, Allora, Carmine Pozzuoli che continua il suo magic moment, la grande curiosità che è in coppa. Che diceva? Non ho sentito, vabbè. È un grande a prescindere. Lo vedremo. Si è arrabbiato Salvatore. Anche qui c'è successa una cosa clamorosa, Adesso ve la racconto. Perché non si è capito bene dalle immagini che c'è stato uno stacco, cioè in realtà me l'ha raccontato ovviamente l'inviato, che lo vedremo. Carmi, intanto ora vediamo. 1-0 di Ursomanno all'assesto col Pozzuoli che passa in vantaggio. La cosa curiosa è che in coppa si affronteranno Pozzuoli e Limatola, che hanno tutte e due vinto tutte le partite. Entrambe sono a 21 punti in classifica. Fabio, guardatela bene, studia che sarà davvero una sfida molto molto interessante. Detto questo, il Cirovivi ha giocato una buona partita, ha sbagliato due tiri liberi. Il primo l'abbiamo visto con Sileno che ha fallito il primo, poi ci sarà anche un altro errore. Questo. E allora, credo che l'abbiamo visto, quell'episodio di prima, mentre scorrono ancora le immagini, Carmine, sapete che cosa è successo? L'arbitro ha fischiato al 25esimo del primo tempo e ha mandato tutti negli spogliatori. O credeva che... infatti sono rimasto anche io. No. O credeva che fosse un torneo. Questo è l'1-1. Perché i tornei si giocano 25-25, è una gara di giovanissimi. Di fretta l'arbitro. O forse scherziamo, magari si è distratto. Questo però, è il tiro libero sbagliato da Cacace. Con la grande parata del portiere del Cirovive, oppure ha arbitrato sempre i giovanissimi, perché se i giovanissimi giocano anche, 25. Questo è il gol di parata dalla Pozzuoli. Il primo tempo si è concluso sull'1-1, questo imprendibile Cacace, palla per Ursomanno che realizza la sua doppietta personale. Ursomanno che ha iniziato la stagione fuori per infortunio, adesso sta riprendendo alla grande. Cirovive che tiene botta al Pozzuoli. Cirovive che attraversava un ottimo periodo, veniva da un filotto di 5 risultati utili consecutivi e trova anche il 2-2 con l'altro Sileno Francesco, impattando il punteggio. Ma neanche due minuti dopo arriva il 3-2 del Pozzuoli, a 4 minuti dalla fine, con l'unica incertezza dell'estremo difensore del Pozzuoli. Quindi Pozzuoli che trova la settima vittoria consecutiva e all'ultimo
lunga proprio sulla Frattesi, è bloccata a Torre De Greco sul 5-5 al termine di una partita bellissima, poi con l'episodio finale. E allora, queste sono le esultanze dei tifosi del Pozzuoli. A proposito di Frattese, c'è stata una dichiarazione anche qui sulla pagina Facebook del club, comunicato ufficiale con la società, che dice: a 4 anni di distanza dalla nascita di questa creatura, l'Atletico Frattese avverte per la prima volta la necessità di fare la voce grossa. Che cosa è successo praticamente? Alla fine della gara non abbiamo la testimonianza delle immagini, quindi anche in questo caso dobbiamo parlare per voce, diciamo, della rappresentativa del club. Sembra che nell'ultima azione praticamente l'arbitro decide di far battere la scena incriminata è questa: sul punizione inesistente in nostro favore, l'arbitro decide di farla battere asserendo fosse l'ultima azione della gara. I ragazzi di mister Gennarelli con uno schema magistrale portano Paolino al gol, ma come per magia ci accorgiamo che durante la nostra esultanza l'arbitro aveva fischiato la fine prima che la palla entrasse, neanche fosse una gara di basket, eccetera. Ora, da regolamento sappiamo che se magari ha calciato la palla sta entrando non può fischiare la fine. Carlo, il gol doveva essere assegnato, però non abbiamo il supporto delle immagini, quindi accettiamo ovviamente la polemica della Frattese, ed è giusto che si lamenti, come diciamo sempre, perché ciascuno ha il diritto di dire quello che gli pare. Certamente anche in questo caso la società parla di un ragazzino alle prime armi che era alla sua, credo, terza partita in serie C2. Certamente società che fanno anche sacrifici importanti, no? Come la tua, che spendono anche tanti bei soldini. Credo che la classe arbitrale, diciamo da tempo, sbagliano, a volte sono criticati ingiustamente, a volte sono troppo protagonisti, a volte fanno gli errori madornali come è successo con la Trilem, e poi sbagliano le società a comportarsi in un certo modo, perché non bisogna reagire così, lo abbiamo raccontato. Però bisogna anche crescere, cioè l'AIA deve anche capire che gli arbitri vanno formati un po' prima. Fabio, è giusto. Sei d'accordo? Cioè ci vuole una formazione diversa della classe, soprattutto in Serie C2 gli arbitri proprio sono la maggior parte scandalosi, ma anche in C1 succedono episodi. Io credo che bisogna migliorare tutti quanti, iniziando da noi, perché anche noi siamo protagonisti come loro. Però alle volte vedi proprio degli atteggiamenti, mamma mia, ti fanno proprio perdere la testa, credimi. Però vabbè, capiamo giustamente la lamentela. Io credo che in Serie C2 è davvero difficile arbitrare ad una sola persona. Il discorso è questo, alla fine parliamoci chiaro, questo è uno sport che dovrebbe essere così. Dico una cosa, ci sono i pro e i contro, perché alle volte pure quando si sono in due, uno decide una cosa e uno decide un'altra, e là diventa ancora un caso molto particolare. Lì diventa complicato. Questo è come dicevi tu, bisogna prepararli prima. La preparazione ci vuole, soprattutto, e poi forse, come diceva anche, abbiamo detto sempre, Antonio Collarile, una maggiore predisposizione al confronto, perché a volte quello che manca proprio è la base che manca. Comunque la Frattese ha ringraziato il Torre Greco Futsal per l'ospitalità, per tutto quello che è successo, ovviamente è a parte, e quindi complimenti comunque per la bella gara. E allora ce ne vedete il prossimo servizio con lo spottino del Chiaiano. Spogliatoi. Vengo qua. Questo movimento lo soffrono perché questo non segue a tempo. Okay. Questo è il Reale Amicizia. Il grande Gianni Aliano. Carmine, Chiaiano che sorride. Il derby, no? Sì, era il derby di Chiaiano, perché Reale Amicizia gioca la Paratina, altro campo di Chiaiano. È stata una partita incredibile, dove l'Atletico Chiaiano l'ha iniziata malissimo, perché è andato sotto di 3 gol. Tra poco andremo a vedere con la squadra di Greco, che si è portato lo 0-1 con del gol del solito Ranucci. Primi 15 minuti solo di marca del Real Amicizia, che ha sfiorato a più riprese lo 0-2 anche con Ippolito, laziale, lo abbraccio. E poi arriva lo 0-2 di Rossi, altro giocatore molto interessante del Real Amicizia. Poi arriverà anche lo 0-3 ancora di Ranucci, che inizia a Ranucci, che proviene da 2 vittorie della classifica marcatori di fila. Ci prova anche Abate, che ha iniziato il suo campionato in ritardo con l'Atletico Chiaiano, e poi arriva questo 0-3 di Ranucci dopo neanche 20 minuti. Quindi l'Atletico Chiaiano, che era ultimo in classifica e non ancora doveva vincere una partita in campionato,
e arriva all'1-3 sul finire del primo tempo con il gol del giovane Di Benedetto, elemento interessantissimo dell'Atletico Caiano, che praticamente dà il via un po' alla rimonta della squadra di Gagliotta, che poi avviene nella ripresa col 2-3 dello stesso Di Benedetto sul calcio di rigore, come possiamo anche rivedere a rallenti. C'è il tocco di Ippolito col braccio staccato, arriva il 2-3 di Benedetto, che accorcia ulteriormente le distanze. Poi arriva il 3-3 di uno dei nuovi acquisti dell'Atletico Caiano, di Sandro Mariano, ex Sarzano, con il pareggio, e proprio Ippolito realizza poi il gol del 3-4 con questa gran parata di Rinaldi su Ranucci, con Real Amicizia, che ha avuto più di un'occasione per tornare in vantaggio. Questa ancora Ranucci pericoloso, occasione anche per Mandragora, e poi arriva il 3-4 con Ippolito sugli sviluppi di questo calcio di punizione con la deviazione con Real Amicizia, quindi torna nuovamente in vantaggio. Non molla l'Atletico Caiano, che trova il 4-4 con Mandragora con uno dei suoi gol, palla all'incrocio da posizione molto defilata. Rolando ha un piede malvagio, calcio di punizione con la Amicizia che poi ci prova ancora. Poi arriva il 5-4 di Fabio Rinaldi con l'Atletico Caiano, che poi completa la rimonta. Nel finale arriverà il 6-4 di Sandro Mariano, la sua doppietta personale, quindi prima vittoria in campionato per l'Atletico Caiano, era Chiri tra virgolette per l'Amicizia, che fino al 20° del primo tempo, questo è il tiro libero sbagliato di Benedetto che smonta la traversa, perde il rimonto. Umberto Reggiacco, fan di Vasco, che esulta. E allora chiudiamo il discorso sul girone B con le altre partite, caro. Sì, c'è stata la sconfitta del Monello Boys di Ciro Baretta. Voglio ricordare un aneddoto con Mister Florio, la parola divino l'ho inventata io, però eravamo io, Carlo Florio e il grande Ciro Baretta. Lui dice: c'è un'uscita pressing a campana che dobbiamo ancora sperimentare com'è sta uscita. Ma ormai lo senti, sembra Pippo Baudo, l'ho inventato io. L'ho inventato io. Scherziamo, quell'estate io, il mister e Luca D'Addio. Detto questo, sconfitta, vince il Pomigliano, che torna quindi al terzo posto in classifica. Pomigliano che arriva alla seconda vittoria consecutiva. Buon momento anche per l'Ottaviano, che batte 4-1 il Massa Vesuvio. Massa Vesuvio che soffre anche di mal di trasferta, terzo KO di fila. Vittoria invece della Flegrea, che si sblocca in trasferta e spugna il campo dell'Ischia. Ischia che attualmente è all'ultimo posto in classifica. E allora questo è quello che è successo nel girone B. Passiamo al girone C, il servizio con la vittoria della Costa. Possono partire le immagini, Carmine, che gara è stata, e raccontaci anche quello che è successo. Sì, il Futsal Costa attendeva il fanalino di coda, che è la FIMAS, che si è presentata ad Amalfi con 6 sconfitte di fila e ha registrato la settima, una stagione non fortunata per i salernitani fino a questo momento, col Costa che trova quindi la terza vittoria consecutiva, quindi la squadra di camera inizia a scalare le posizioni in classifica con le doppiette di Camera e Amendola e il gol di Manzi, quindi la partita poi è finita 5-1. FIMAS, come già ti ho detto, è l'ultimo posto in classifica a 0 punti, 7 sconfitte di fila. Non fa meglio l'Atletico Nocera, che ha un solo punto, ha perso in casa col Pagani che pure si è sbloccato in trasferta grazie al 3-7 proprio sul campo del Nocera che non sta più giocando però al Palazzetto, perché hanno giocato al Palazzetto, hanno fatto la doppia. Invece clamorosa vittoria della Virtus Campagna, che ha spugnato il campo della Cossonettiere. Era un po' il big match della giornata, il Campagna di Gianfranco Bonito, e spugna il parquet della Cossino 2-4 al termine di una partita bellissima. Campagna avanti 0-2 con il gol di Astro e il raddoppio poi di Pirro. Parmigiano a Corcia, il 3-1 ancora di Astro, il 3-2 di Imbimbo, il 4-2 di Moccaldi, ex Safeldi che mette il punto esclamativo con la Virtus Campagna, che attualmente è al secondo posto, però ha una partita in meno, quindi potenzialmente potrebbe scavalcare la Gerola, che attualmente è prima in classifica grazie al 4-1 contro l'Atletico Eboli. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Gambardella, quindi la Gerola che comanda il girone C di Serie C2 attualmente, poi ovviamente al netto di partite in meno e partite in più. Vittoria anche per il San Marzano 7-4 contro la Reghina Minor, quindi con un'altra vittoria per la squadra di Carbone. Pareggio tra Belvedere e Cusso Avellino 3-3, succede tutto nel primo tempo con botte a risposta, quindi un punto per parte per Belvedere e Avellino. Intanto ci stiamo vedendo ancora le immagini, la sfida tra Cost e FIMAS con la bella vittoria dei padroni di casa, squadra costruita per far bene ovviamente in questo campionato, molto equilibrato. È stato un periodo difficile, la squadra di Camera adesso sembra
sia passato e quindi si è iniziato a incanalare i punti, anche perché comunque davanti ci sono squadre che non perdono praticamente mai, perché la Agostino Lettieri la prima sconfitta l'ha registrata alla settima giornata, c'è Virtus Campania a Gerola che praticamente non si fermano mai, quindi è un campionato davvero molto molto equilibrato quello del girone C. Molto equilibrato quello del girone C. E allora ti chiedo ancora, Fabio, questo progetto del Sporting Club Limatola ti vedi impegnato in prima persona, ma sicuramente sei aiutato anche da altri soci, sì, sì. Che vorrai citare, immagino, con il grande lavoro che sta facendo tutta la società. Allora, le persone che diciamo cito per primo sono Giampiero Parisi e Giuseppe Caruso, che sono diciamo i due che portano questa barca avanti. Perché tu sei sempre in Grecia. Perché io sto fuori. Poi c'è il vicepresidente D'Agostino con il presidente onorario, sempre Domenico D'Agostino, e poi tutti i membri della società, partendo da chi fa le immagini, chi fa il video, tanti soci che comunque insieme stiamo riuscendo a portare questa realtà in alto. Oltre a Iazzetta ci sarà qualche altra sorpresa ancora nel mercato, sì, di preparazione? Spero di sì. Qualche brasiliano. Vuoi ammazzare il campionato? Quindi, occhio Carmine, che vogliono fare altri acquisti, vedremo. Tu sai qualcosa già? Qualcosa c'è, però è meglio non... No, non lo accendiamo, no, lo diciamo la prossima volta, sì, in questi periodi così di trattative. Evitiamo. Sicuramente sarà pronto. Allora, Carlo, abbiamo scherzato prima anche con te col discorso che potevi diventare allenatore della Fragherl. Il San Giuseppe ti sta dando grandi soddisfazioni quest'anno, però, come vi ha detto il presidente Antonio Massa al telefono, questo girovagare per i campi vi sta un po' togliendo dei punti di riferimento, no? Sì, perché andando avanti e indietro per i campi non ti aiuta, però il nostro presidente ci ha promesso che giovedì dovremo trovare la nostra casa definitivamente, sperando che sia giovedì il giorno giusto per andare a Terzigno, perché c'è una struttura bellissima, già l'abbiamo vista, stiamo solo aspettando che ci danno l'ok. Il presidente è in prima linea, sta combattendo giorno su giorno sul comune. Stamattina mi ha chiamato che era al comune e mi ha detto: mister, giovedì sera ci alleniamo a Terzigno. Speriamo che sia la volta giusta. Limatola invece, io so che il sindaco, non ricordo, di Limatola appartiene comunque alla società Parisi, giusto? Sì. Ecco, ricordavo bene. E quindi sicuramente può essere un vantaggio questo per sperare che si possa fare qualcosa di concreto. Sindaco, ti faccio io un appello. Allora, aiutate questo club, c'è anche Giampiero che è bravissimo e simpaticissimo. Insieme cerchiamo di fare qualcosa per Limatola, che merita di avere la sua casa. Dove potrebbe nascere? C'è già qualcosa in atto? Abbiamo creato una squadra femminile, però per il campionato C6, è una squadra di allievi che è integrata con degli extracomunitari che stanno sempre a Limatola, che bellissimo. Questa sera Giampieri è l'allenatore e faranno la prima partita. E questa è una bellissima iniziativa, sì. Invece sul discorso del campo io dico, c'è già una struttura in essere oppure bisognerebbe costruire? Bisogna costruire da zero. E stiamo vedendo se il comune ci dà una mano, altrimenti bisogna farlo privatamente. Speriamo davvero che possa nascere un nuovo palazzetto dello sport a Limatola, che è un problema ormai che ci portiamo da 20 anni che parliamo di futsal, è stato sempre il tema principale questo dei palasport che manca. Abbiamo iniziato noi ad Afragola ad avere un problema. e si continua a parlare ancora oggi. Grazie di cuore a Carlo Florio, allenatore del Real San Giuseppe. Grazie a te Fabio e buona serata a tutti. Farò anche io la foto con Ioma, con la scarpa. Assolutamente. Che cazzo, assolutamente è anche la impegnato. Così. Grazie a Fabio D'Angelo, presidente dello Sporting Club Limatola. Grazie a voi. E grazie come sempre a Carmine Esposito. Grazie a te e per la tua barba. Sì, la taglierò, no, la sfoltirò, non la taglierò. E allora ricordiamo tutti gli appuntamenti social con Nicolò Sabatino che aggiorna costantemente i campionati. È in tasa i cellulari delle persone. Esatto, con la Serie D, la femminile, la Juniores, tutte le classifiche trovate sempre aggiornate a nuova veste grafica sul nostro portale. La replica il venerdì intorno alla mezzanotte, ma pubblichiamo le quattro parti della trasmissione già da domani su Facebook. Ci vediamo lunedì alle 23 su Più N. Ciao!